ci sono due ragazzi che sono sti scammati qua, che sono uno e anche la girl qua. Buongiorno, giorno 12 qua a New York. Oggi sarà una giornata molto interessante perché andremo questa sera a vedere una partita degli Yankees allo stadio. Per chi non sapesse che cosa sono gli Yankees o chi sono gli Yankees, sono una delle più importanti squadre di baseball di tutta l'America. Oggi sono insieme con la mia maglietta. La mia maglietta di quando avevo 100.000 iscritti, edizione limitata, non ce l'ha nessuno, magari un giorno la rimetterò, vediamo, in vendita. Però adesso ci dirigiamo verso il Pier 35, che è praticamente un molo nel quale ci sono le altalene per vedere tutta lo skyline e tutte quelle cose lì. Quindi vediamo un po' come sarà, se sarà solo instagrammabile oppure è bello davvero. Siamo arrivati in metro, ma abbiamo fatto tappa dal bake shop di Carlos Bakery, quello del Boston Torte, quello che c'è a New York. Siccome in New Jersey non ci è piaciuto parecchio, diciamo che non ci ha fatto impazzire, tranne i cupcake. Lei ha preso un cupcake, io ho preso una brioche. Vediamo, una brioche all'italiana che l'ha pagata $5, quindi se non è buona, diciamo che un bel pugno in testa se lo merita. È un pain au chocolat, quello francese, quello parigino penso che sia, non lo so. Ma guardate che bello, sembra bello e buono. È buono, no, questo è buono veramente. Finalmente qualcosa di approvato, porca miseria. Siamo usciti dalla metro e siamo arrivati nel Lower East Side. Lower East Side, l'ho detto male, però adesso l'ho detto bene. È la zona vicino a Chinatown, che l'altro giorno non ci era piaciuta particolarmente. Anzi, sembrava una delle parti più degradate di New York, a differenza della Chinatown di Milano, che è bellissima a confronto. Anche quella di Londra è stupenda. Però in realtà in questa zona qua mi sembra tutto molto molto carino, sembra tipo sereno come posto, vero? Non c'è casino. E siamo a New York, però è tranquillissima, è assurda sta cosa. Quindi andiamo e vediamo cosa ci riserva questo posto instagrammabile. Solo a New York possono fare una palestra all'aperto, giusto per dire, ok, facciate vita fisica davanti a questo. Che spettacolo. Niente raga, ci siamo rilassati troppo che non vi ho fatto vedere com'è questo pier. Ci sono queste tre altalene e la vista che abbiamo è esattamente questa qua. Siamo rimasti un'ora e praticamente sono andato fuori dal mondo perché non avevo voglia letteralmente di fare niente se non riposarmi e stare in quel posto, godermi lo spettacolo. Wow, è stato bellissimo raga, se vivessi a New York vi giuro che verrei a lavorare qua. Ci sono dei tavolini, c'è tutto, è bellissimo sto posto. Siamo arrivati alla funivia di Roosevelt Island, guardate che figata, cioè c'è proprio una funivia in mezzo a New York come quelle che si prendono per andare in montagna. Ci porterà da quella parte lì, noi voleremo letteralmente sopra New York. Davanti a noi c'è il fiume Hudson, raga, lo stiamo passando. Sono letteralmente innamorato di questa funivia a $3 che ti porta verso questa isola che si chiama Roosevelt Island, che è praticamente tutta quartieri residenziali, ma ci sono anche cose carine e c'è un parchetto che dovrebbe essere molto interessante. Ma adesso andiamo a vedere. Cosa hai fatto, Nico? Scusa. Stavo iniziando la clip, ma ti ho visto. Non lo so. No, lei sta male, stai male. È l'aglio. Siamo venuti in questo posto che si chiama Piccola Trattoria e ha recensioni super positive da italiano. E Marco finalmente ha trovato un ristorante dove si siede e può mangiare la pasta al pomodoro. Ma... no, dicevo che devi andare a... abbiamo trovato un posto dove mangi la pasta al pomodoro seduto. Ma non sappiamo ancora se il pomodoro sia pomodoro o dovrei mettere questo sopra. No, ma questo. Allora, è arrivato il mio pasto, che è una pizza piccolina e la pasta che dovrebbe essere al forno. Vediamo. Dammiamo la pizza, ci sta. La mia è buona. La mia è buona, ci sta. Ho trovato il sogno della mia vita, ragazzi. Le spaccamascere di Eddie. Vediamo di che colore uscirà. Adesso uscita gialla per me. Per Nick uscirà di colore. Verde, non ci credo. Non ci credo. Verde per Nico, gialla per me. Sto male. Comunque Roosevelt Island ci ha riservato delle sorprese incredibili perché è un'isoletta davvero bella. Questo è Nico che è scemo, non è che... io?
Damiano non doveva prendere niente, si è preso pure il gelato. Vabbè, comunque è letteralmente bellissima, raga, questa zona. Se l'avessimo saputo prima probabilmente saremmo venuti prima, perché abbiamo questa vista qua, vi faccio vedere. Non so se state letteralmente notando lo splendore di tutta questa roba. Poi a chi non piacciono le città magari questa cosa non vi fa impazzire, però comunque per tornare a Manhattan c'è anche la metropolitana normale che passa sotto il l'Hudson River, e questa qui è molto più simile alle nostre perché, come dice Nico, ha solo due lane, una e due. Adesso ci stiamo muovendo verso il Lexington Candy Shop. L'ho visto da un video di Nick Radogna, ragazzi. E fanno praticamente la Coca-Cola con la ricetta originale. Quindi cosa vuol dire? Coca-Cola con lo sciroppo, cioè sarebbe lo sciroppo di Coca-Cola, con l'acqua frizzante e sopra la pallina di gelato alla vaniglia. Vediamo se ci piacerà. Sappiamo che costa circa $9, quindi sicuro ne prendiamo una. Cioè almeno io e lei ne prendiamo una. Nico sicuramente ne prende due da solo perché non si sazia mai. Non si sazia mai, raga. Cioè mangia troppo, mangia. Sì, tu mangi troppo. Guarda, se troviamo una pizza sicuro te la prendo. Guarda, dimmelo. Guarda la mia linea, guarda la mia linea. Grazie, lo so, raga. Mi metto a dieta poi, giù promesso. Siamo arrivati. Non vedo l'ora di rientrare, raga. Io te lo su una stecca di sciroppo invece. No, la mia è buona. Io te lo su una stecca di sciroppo. La mia è buona, dai. È scelta un po' di gelatina alla coca. Buona! Un po' di coca un po' sgasata. Siamo. Mi sto facendo aria. Ma siamo chiusi in mezzo a 700 metri. Ok. Ma siamo tutti schiacciati. Allora, la prossima è l'ultima. Sì. A San Siro in 80.000 non c'è sto cazzo. Ma la rifacciamo al ritorno uguale. Forse. Io torno a piedi piuttosto. Non so come, ma siamo arrivati allo stadio. Ah, è quello lo Yankees. Go. Stavo cadendo di nuovo. Disagiante. Ma che spettacolo è sto stadio, raga? Ma che dici? Sto posto da dentro è letteralmente più grande di quello che sembra. Vero che sembra più grande da dentro che da fuori? Cioè, mi sembra gigante sto posto. Siamo letteralmente più in alto di quello che pensavamo. Quante scheremmo le abbiamo fatto? Questa è la quinta. La quarta. Dobbiamo fare altre due, raga. Beh, abbiamo pagato $8, quindi in teoria non vediamo niente. In pratica speriamo di vedere qualcosa. 400! È iniziata? Non è ancora finita, possiamo fare un punto, dai. Yes, abbiamo fatto un punto, due punti, raga, due punti. Ciao ragazzi, ho fatto un acquisto, cappellino degli Yankees, chiaramente, bellissimo. Allora, però ci sono due ragazzi che sono stati scammati qua, che sono uno e anche la girl qua. Perché aspetta, guardando in questo video, ragazzi, tutto a loro, abbonatevi a questo canale Marci Vlogs. Allora, però mettono musica copyright. Sei cattivissimo, sei. Non ho edito io questo video. Comunque, praticamente abbiamo visto il costo della maglietta degli Yankees, vero? Aspetta, c'era scritto $114. Solo che noi non abbiamo contato il fatto che non c'era né nome né numero, che viene contato qui, $60. Da noi le magliette costano €70 con 20 di tutta roba dietro, qui ti devono scammare in qualsiasi modo. Comunque, stiamo aspettando l'Uber. È stata una. Mi piace il baseball, ma il calcio. Allora, siccome sono stati scammati, direi che la giornata deve finire in bellezza. Stanno pure dietro alla macchina, così proprio unplanned. Però ti faccio compagnia dietro, va bene? Nico può essere al posto normale. No, Nico sta davanti stavolta. Dai, mi dici di stare davanti. Guarda sto terzo dito. Visto che mi scammano tutti, dormo sempre da solo, io sono davanti. Chi è che non è mai stato scammato? Uno e due, chi sta davanti? Ma che dici che sono sempre dietro io? Nico ha preso l'acqua ma non aveva voglia di scendere. A questo punto Ale ha detto: scendo io, mi date 50 centesimi a testa. Ora chiaramente porto io l'acqua fino in alto perché pesa. Poi ho un metro dalla fine, gliela do. Così gli devono dare 50 centesimi a testa. Mettila direttamente su Revolut e si vola!